vi abbiamo convocato perché vogliamo, diciamo, riteniamo conclusa la nostra partecipazione con l'attuale carnevalesca. Con questa affermazione i tre ex dimissionari del consiglio direttivo dell'ente di Fano fanno il punto della situazione seguito della richiesta di reintegro sottoposta alla presidenza. I tre dimissionari, dopo aver provato a ricostruire un rapporto con il consiglio direttivo che, come dicono, ormai compromesso al fine di uno sviluppo qualitativo del carnevale di Fano, l'ente carnevalesca d'altro canto ha proposto il reintegro con la rinuncia alle cariche e funzioni di vicepresidenti e membri della giunta ricoperta dal ruolo dei tre dimissionari in questione, proposta che, come ribadiscono in conferenza, è stata ritenuta offensiva e provocatoria. Noi riteniamo che siamo stati, diciamo, destituiti dalla nostra carica di vicepresidente in modo improprio e quindi vogliamo tutelare i nostri diritti perché siamo stati eletti dai soci della carnevalesca in modo appropriato e abbiamo rappresentato i fanesi che credono nel carnevale. Ovviamente noi non abbiamo avuto una comunicazione ufficiale da parte della carnevalesca, diciamo, della nostra destituzione, ma abbiamo imparato tutto dalla stampa, sempre dalla stampa, e questo non lo riteniamo corretto. Praticamente noi abbiamo avuto solo una lettera in cui si dice che la nostra personale interpretazione delle dimissioni e della revocabilità delle nostre dimissioni è una nostra personale interpretazione e non è quella dell'ente. Ovviamente questa cosa ci rammarica perché l'ente non dà una chiara e precisa motivazione facendo riferimento per esempio a un articolo del codice civile o dello statuto, e quindi questa cosa ci sembra molto grave. A causa della mancanza di una direttiva chiara, i tre ex membri ritengono dunque che le decisioni del presidente e del consiglio direttivo sono state improprie a fronte di tutti gli appelli istituzionali che hanno tentato di ricucire i rapporti. Alla luce della situazione attuale, gli ex membri del direttivo, per difendere i loro diritti, hanno richiesto l'intervento del Collegio dei Probiviri. Il parere, l'intervento del Collegio dei Probiviri, che è l'unico organo esplicitato nello statuto, che diciamo, ha il compito e la funzione di controllare, di garantire la legittimità, la regolarità dell'operato dell'ente ed eventualmente esprimersi in caso di irregolarità.